Farmaci intelligenti, cibi smart, economia circolare, il biotech è futuro, ma è anche presente e vive con noi. E questo è il messaggio della Settimana Europea delle Biotecnologie, che dal 25 settembre al 1 ottobre cerca di accorciare le distanze fra scienza e grande pubblico e conferma l'Italia leader in un settore chiave per la crescita del paese. Un ruolo dell'Italia importante, non solo in questa settimana, ma nella biotecnologia in generale, che è una scienza che già pervade, anche se magari non ce ne accorgiamo, le nostre vite tutti i giorni, ma che soprattutto è finalizzata a migliorare il futuro della salute, della sostenibilità, dell'energia dei cittadini di tutto il mondo. La European Biotech Week mette in scena circa 90 eventi in oltre 30 città della penisola. Convegni, seminari, play the side sulle malattie rare, dibattiti pubblici, laboratori educativi, spettacoli a porte aperte nei centri dove le idee diventano realtà. Fra le iniziative anche un premio a chi l'innovazione prova a spiegarla alla gente. L'Asso Biotech Media Award, che quest'anno va a Massimo Gramellini, vice direttore ed editorialista del Corriere della Sera. L'anima tricolore della kermesse è Asso Biotech, l'associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, che rilancia il suo appello. Nei paesi dell'OCSE è previsto che la biotecnologia passi da oggi al 2030 dall'1% del PIL addirittura al 2,7%. L'Italia sta già giocando un ruolo, può giocare un ruolo ancora più importante, basandosi sulle proprie eccellenze e andando a superare i propri attuali limiti, con una strategia fondamentale che è necessaria perché questo diventi non soltanto una promessa ma una realtà, di una visione integrata, nazionale, di una guida centralizzata. Noi auspichiamo un'agenzia per la ricerca e per l'innovazione, di un aumento delle capacità di trasferimento tecnologico che vede l'Italia oggi un po' indietro rispetto ai propri concorrenti europei e non.